parola alla noce per l'ultimo. Allora, competere con il tempo e essere l'ultimo a parlare mi mette un attimino di agitazione. Avevo scritto un intervento, ma andrò a braccio velocemente. E abbiamo aperto stamattina facendo un riferimento a Torino. Chiudo io che sono il segretario di un circolo della cintura torinese. E stamattina ho scelto di essere qui con voi. Devo dire che sono contento perché non solo ho ritrovato tanti amici, ma ho rinnovato l'entusiasmo e la voglia di far politica che la candidatura di Gianni Cuperlo aveva suscitato in me, in un momento in cui vedevo appannare anche l'idea stessa della militanza politica. Dicevo, ho incontrato tanti amici e abbiamo parlato la stessa lingua, tra l'altro. I temi sono stati suggestivi. Le mie aspettative rispetto alla giornata però non hanno trovato piena soddisfazione, nel senso che attendo l'intervento di Gianni, ma attendo anche molti prossimi appuntamenti per approfondire anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo, e lo voglio dire con chiarezza, perché rappresento una comunità, la comunità dei democratici torinesi, che sta cercando di darsi un'organizzazione. Ecco, Gianni Cuperlo è venuto una 10 giorni fa a Torino, ha potuto vedere come c'è un'organizzazione in campo che per il momento è proiettata a ribaltare sul territorio gli indirizzi, le prese di posizione soprattutto, che man mano vengono proposte, e ad aprire un dibattito sul territorio. In questa maniera stiamo cercando di dar vita appunto a una comunità democratica della provincia, ed è intanto un auspicio che voglio fare a tutti i compagni di tutta Italia di organizzarsi in questa maniera, facendo in modo tale che esista una rete democratica che apra dei forum di dibattito sui mezzi, sui social network, in assemblee che si possono realizzare, anche con la disponibilità dei nostri parlamentari, che sono generosi e sono sempre disponibili, bisogna dirlo. Oggi oggi la comunità di Torino comunque è stata ben rappresentata anche qui. Un altro aspetto che ho sollevato anche nel congresso regionale del Piemonte è stato quello di e qui oggi è stato evocato molte volte, no? L'adesione al Partito del Socialismo Europeo. Benissimo che se ne parli, che i temi dall'Europa arrivino finalmente nel dibattito più partecipato, e che diventino un pochetto anche la cifra della nostra politica. Ma è vero anche che è necessaria un'organizzazione diversa del nostro partito, perché dovremo aprire degli uffici europei sul nostro territorio, nel senso che non basta soltanto che le leggi, le direttive europee vengano tradotte in legge dal Parlamento e che poi piovano sulla nostra testa come direttive o come qualcosa di estraneo, ma che ci sia una partecipazione vera e profonda, cosa che fino adesso l'Unione Europea non è stata. Chiudo velocemente. Il tema primarie va affrontato in termini seri. Porto qui una vicenda che ormai ha assunto anche un caso nazionale, il caso di Nichelino, una città della provincia della cintura torinese, dove le primarie il giorno dopo non sono state rispettate, perché il gruppo dirigente, inutile dire la maggioranza a Nichelino qual è stata, non ha ritenuto soddisfacente il risultato. E allora, se le primarie servono soltanto a confermare dei risultati confezionati a tavolino, e se non vengono rispettati si ribaltano, è un tema gravissimo. Le primarie non devono servire per eleggere i gruppi dirigenti, questo deve essere chiaro, deve essere il partito a selezionare i gruppi dirigenti, possono servire per le elezioni, per i ruoli amministrativi, e vanno rispettate. Questo deve essere un cardine della nostra proposta. Altrimenti, chiudo veramente, compagni, su alcune idee forti, su alcuni capisaldi, in periferia non siamo disposti
più ad accettare. Se capitoliamo, come stiamo capitolando, penso a molte vicende, le primarie tra queste, ma anche fosse la legge elettorale o la riforma del Senato, se capitoliamo, se il nostro gruppo, se i nostri compagni ai quali noi facciamo riferimento e affidamento capitolano su queste tematiche in nome della democrazia e in nome della responsabilità, noi non siamo più disposti. La responsabilità significa portare fino in fondo le nostre idee, anche a costo, come ha detto giustamente prima Bersani, di votare anche contro importanti proposte. Grazie. Grazie, la noce.